Credo che abbia avuto l'adesione anche di altri colleghi. Era una mozione che avevamo in parte concordato anche con l'assessore, perché si trattava anche di onorare la giornata mondiale di celebrazione per questa malattia, una malattia invalidante che è appunto la fibromialgia, sindrome, come si dice, orfana, ma anche affetta a una sorta di sindrome di Ulisse, nel senso che questi malati spesso con questo dolore invalidante, terribile, malattia riconosciuta dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità come malattia meritevole di attenzione, anche molto diffusa nel nostro paese, si parla di 2 milioni di soggetti affetti da questo disturbo, sindrome di Ulisse perché girovagano alla ricerca dell'eventuale cura, senza mai trovare lo specialista di riferimento, una volta il reumatologo, una volta il fisiatra, una volta il terapista del dolore, un'altra volta il medico di famiglia, un'altra volta l'ortopedico. E poi trovano anche la maga Circe qualche volta, e trovano anche le sirene di Ulisse, e quindi i maghi. Cioè succede di tutto in pazienti così in difficoltà, così disagiati. La regione Toscana ha cercato in qualche modo anche di accogliere alcune mozioni in passato per il riconoscimento della malattia, che purtroppo, avendo come sintomo guida il più importante di tutti, il dolore non è oggettivabile, non è obiettivabile, quindi diventa anche difficile riconoscerla come tale da un punto di vista di tabelle e di problemi per l'invalidità, per l'handicap. Però la Regione ha cercato di accogliere, tre mozioni sono state fatte, due nel 2014, una nel 2015 per il riconoscimento di questa malattia. Il Consiglio Sanitario Regionale ha espresso un parere, il numero 65/2015, dove ha approvato gli aggiornamenti rispetto ai protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali della sindrome. Quindi, appunto, come dicevo, essendo il sintomo principale il dolore, essendo questa sindrome affetta anche da sindrome di Ulisse, essendo orfana rispetto a chi dovrebbe occuparsene, si è pensato tutti insieme in qualche modo a una mozione che impegni la Giunta a realizzare la presa in carico chiara, definita della malattia. Dove? Dove si cura il dolore? Semplicemente questo. E sarebbe un percorso a costo zero perché i centri di terapia del dolore e cure palliative sono già presenti in tutte le province. Quindi semplicemente questo, si tratta semplicemente di buonsenso, non si spende niente, si identifica un servizio che è basato sul Chronic Care Model, è un servizio in rete stellare, anche con altri soggetti, compresi altri specialisti se ce ne fosse bisogno, e quindi io credo si renda un servizio a dei malati fino a oggi fin troppo trascurati. Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata all'unanimità.